Tanto lo so già quello che state pensando. Questo qui, dopo aver fatto le 5 ragioni per cui restituire Apple Watch, vuoi che non facesse le 5 ragioni per cui restituire Samsung Galaxy Watch Active 2? È verissimo, le 5 ragioni sono un format che funziona moltissimo su YouTube, ma non l'ho fatto per quello. L'ho fatto perché a questo giro, sinceramente, mi sono sentito un po' preso in giro, sia da Apple che da Samsung. E quindi, se avete pazienza, alla fine di queste 5 ragioni vi spiego anche il perché. La prima ragione riguarda la mancata implementazione a livello software dell'ECG, ovvero sia dell'elettrocardiogramma e della rilevazione delle cadute. Perché per me questa è una grave mancanza? Ma perché il Galaxy Watch Active 2 arriva dopo un anno da Apple Watch 4 che aveva già a bordo queste due funzionalità. È vero, Apple Watch 4 le ha implementate solamente dopo qualche mese dall'uscita, ma Samsung, voglio dire, ha avuto ben un anno per implementarle, per portarsi avanti, e invece oggi ci ritroviamo con uno smartwatch in cui in teoria queste funzionalità ci sono a livello hardware, ma non sono ancora disponibili a livello software, che è come dire che non sono del tutto disponibili. Qualcuno dice che a febbraio 2020 potrebbero essere disponibili negli Stati Uniti, e quindi figuriamoci un po' quando saranno disponibili in Italia. La seconda motivazione riguarda l'implementazione della ghiera digitale. Intendiamoci, non è malaccio, per nulla, però la ghiera meccanica era decisamente un'altra cosa. Potevate controllarla con due dita, era molto più precisa, e soprattutto con la ghiera digitale correte il rischio, dovendo comandarla con un solo dito, correte il rischio di coprire qualche parte del menu. La terza motivazione riguarda Bixby, e voi direte: ma come? A questo giro che hanno implementato Bixby tu ti lamenti? Mi lamento per un semplice motivo: per il fatto che Samsung abbia dovuto attendere così tanto per mettere un assistente vocale degno di questo nome. Bixby c'è, funziona discretamente bene, ma chiariamoci una cosa: dopo tutto questo tempo di ritardo mi aspettavo che Bixby funzionasse, se non altro, allo stesso livello di Google Assistant e di Siri. E invece sì, vi fa i comandi basilari, ma è notevolmente più lento, e soprattutto per alcuni comandi si perde qualche pezzo. E quindi, dopo tutto questo tempo, Bixby è ancora indietro? La quarta motivazione riguarda l'Always On Display. Intendiamoci bene, meglio di quello di Apple, che è energivoro, ma l'Always On Display di Samsung forse pecca dall'altra parte. Perché? Perché con parecchie watch face voi avete un Always On Display davvero buio, davvero scuro, davvero poco leggibile. Per carità, vi consuma poca batteria e quindi ha un grande vantaggio rispetto a quello di Apple, ma quello di Apple si vede. Questo qua, in determinate condizioni, davvero si fa fatica a vederlo, e quindi c'è la sua utilità. La quinta e ultima motivazione riguarda il fatto che Samsung non ha ancora lavorato sul suo parco di applicazioni. Le applicazioni rimangono poche e rimangono per lo più malfatte. Vi faccio un esempio: ma vi pare possibile che Samsung non abbia un'applicazione proprietaria mappe da mettere sullo smartwatch, un po' come quella che ha Apple? A me non sembra possibile, e soprattutto mi sembra che Samsung non voglia investire più di tanto sull'ecosistema Tizen, che è un peccato perché Tizen come sistema operativo funziona davvero bene. E quindi perché ho deciso di restituirlo? Perché ho deciso di restituire Apple Watch 5? L'avete visto anche voi. Sono tutte delle limitazioni che, per carità, non sono insormontabili, perché possono essere fissate, aggiustate con un aggiornamento software. Ma qui arriva la domanda, ed è una domanda che faccio sia ad Apple che Samsung. Cara Apple, cara Samsung, perché mi vendete prodotti in stato di beta? Apple, perché mi vendi un prodotto in cui l'Always On Display, in cui soprattutto WatchOS 6 ha dei bug, ha un evidente bug di battery drain che si fa sentire anche su Apple Watch 4? E Samsung, ma perché dopo un anno mi vendi uno smartwatch che è ancora incompleto di funzioni ECG e rilevamento delle cadute? Li implementerete via software? Saremo tutti contentissimi. Ma i soldi che ci chiedete per Apple Watch 5 e per Galaxy Watch Active 2 non sono soldi beta, sono, diciamo, la final release, e quindi mi piacerebbe avere dei prodotti che non sono acerbi, che non hanno bisogno di un aggiornamento software per funzionare in tutte le loro potenzialità. E quindi restituisco anche questo, ma quando vi sarà l'ECG e il rilevamento delle cadute diventerà davvero un best buy. E forse si riusciranno un po' a far aumentare le performance di Bixby, così come Apple Watch, quando implementeranno WatchOS 6.1, che sembra davvero risolvere i battery drain, allora diventerà un Apple Watch interessante. Fino ad allora, scaffale. Ciao a tutti.